Questi due verbi che hanno un po' contraddistinto le riflessioni, le assemblee, ascoltare e accompagnare, sono quelli che definiscono il rapporto della Chiesa con i giovani e che chiedono anche a tutti gli uomini della Chiesa di scegliere che Chiesa essere. Perché il problema dei giovani è soprattutto che Chiesa noi vogliamo essere, se capace di ascoltare e se capace di accompagnare i giovani come tutti. È ovvio che il problema dei giovani è quello dell'oggetto della nostra discussione, è anche quello che prepara il futuro, ma è la capacità della Chiesa di farsi vicina, di avere una preoccupazione materna. Molte volte i giovani pensano di sapere già che cosa pensa la Chiesa, e qualche volta anche noi lo confermiamo, e noi pensiamo di capire chi sono loro, e al contrario bisogna rimettersi ad ascoltare e quindi ricominciare a parlare.